un papà che ha portato il suo primo figlio a scuola, com'è l'emozione? Chiaramente essendo proprio un'emozione indescrivibile, perché è un nuovo capitolo della vita che inizia e c'è poco da dire. Siamo tutti emozionati e le parole da dire sono poche. Speriamo tutto in bene. Abbiamo avuto un'impressione molto positiva e speriamo vada tutto bene, ripeto. Sono un po' emozionato. Un'accoglienza molto tranquilla anche con i genitori che hanno potuto stare in classe, come vi sembra questa modalità? Sì, anche i bambini, penso che sia il migliore approccio per l'entrata, perché sono stati accolti dal preside, hanno potuto vivere con i genitori la prima presentazione almeno delle maestre e quindi penso sia anche per loro un distacco graduale, un distacco che gli possa permettere insomma l'adattamento progressivo a quello che sarà in fondo la loro vita da qui a 5 anni e poi per il proseguo sempre delle loro scuole. Oggi primo giorno di scuola, quanti bimbi in prima elementare? Nelle 4 sezioni di classe prima i bambini sono 77, distribuiti appunto su 4 sezioni, all'interno la presenza di 9 bambini di altri stati, per cui si conferma la scuola di Clusone come una scuola un po' multirazziale. Siamo nella società del globale e quindi anche Clusone entra in questa storia. Avete scelto un approccio soft, se così lo possiamo definire? Sì, c'è innanzitutto in questi giorni l'accoglienza, sono dei percorsi che accompagnano i bambini all'interno di quello che sarà poi la scuola definitiva e quindi la sistematizzazione. Ci sono arredate le aule con dei grandi alberi, sono gli alberi della conoscenza, in questi alberi prima o poi daranno i frutti sono quelli appunto al termine della scuola primaria, i frutti della scuola secondaria, i frutti dell'università, che insieme permetteranno di costruire cittadini sempre più solidali, sempre più pronti a condividere col resto del mondo l'esperienza della vita.